Buongiorno. Come vincere la paura di rimanere soli? Siamo abituati a considerare la solitudine come qualcosa di negativo, come una condizione da evitare. Tuttavia, la solitudine può diventare un'occasione di crescita personale che vi porterà a trovare la migliore compagnia in voi stessi e negli altri. Siete soli o vi sentite soli? È importante iniziare a porvi questa domanda. Forse non siamo realmente soli, ci sono delle persone intorno a noi, ma per qualche motivo abbiamo il timore di entrare in contatto con loro. Magari perché ci sentiamo insicuri e temiamo di non essere all'altezza della situazione e delle aspettative altrui. La solitudine a volte nasce dalla paura di essere abbandonati o da una delusione d'amore, anche se non si tratta di una regola che vale per tutti. Infatti, c'è chi sceglie volontariamente di trascorrere un periodo in solitudine per riflettere su se stesso e sulla propria vita, e chi, invece, dopo il fallimento di un'amicizia, di un rapporto, di coppia, va alla ricerca spasmodica della compagnia degli altri o di un gruppo di cui farne parte. Qualsiasi situazione di solitudine scelta, ci può essere una buona occasione per imparare un qualcosa di nuovo su se stessi. Ad esempio, per provare a riconoscere il proprio valore, a volersi bene e a comprendere ciò che ci rende davvero felici. Se sapete che da un lato la solitudine vi fa male, ma che dall'altra parte, dopo un po' di tempo, inizia a starvi stretta, provate a farvi coraggio per superarla. Cercate di non rimanere bloccati nel passato. Ciò che abbiamo fatto in precedenza ormai è stato superato e sono arrivati dei giorni da dedicare al cambiamento. La vostra solitudine è legata alla scarsa autostima? Allora provate a fare un elenco di tutti i vostri successi nella vita e rileggeteli ogni volta che vi sentite abbandonate. Provate ad abbandonare il perfezionismo e riconoscere il vostro valore e cercate di vivere in base alle vostre aspettative personali, non a quelle degli altri. Sia la fase di solitudine che la sfida per superarla e per rientrare in contatto con gli altri fanno parte di un momento importante da non sottovalutare per la vostra crescita personale. Siete voi gli unici a sapere davvero come mai siete rimasti soli o perché avete deciso di trascorrere un momento di solitudine o di porre fine ad una relazione d'amore o di amicizia. La fase di solitudine potrebbe essere il preludio alla vostra rinascita. Seguite le vostre passioni e i vostri interessi per trovare automaticamente persone che siano sulla vostra stessa frequenza d'onda. Alcuni aspetti della nostra esistenza ci impediscono di vivere serenamente. La nostra mancanza di gioia di vivere, addirittura la nostra rassegnazione, potrebbero essere legati a una o più ferite. Si parla di 5 ferite emotive fondamentali nate dal rifiuto, dall'abbandono, dal tradimento o dall'aver subito un'ingiustizia o un'umiliazione. Le persone che hanno subito una o più di queste 5 ferite sviluppano delle maschere per non vederle e per non sentirle. Queste maschere impediscono di identificare le ferite emotive e di guarirle. Per riuscire a comprenderle e a risolvere, è necessario andare in profondità in un viaggio che può risultare doloroso, ma che rappresenta l'unica via di guarigione. L'ipnosi è un aiuto valido in merito e possiamo guarire le nostre ferite emotive soltanto andando alla ricerca e facendole riemergere senza nasconderle. Ognuno di noi nasce con delle ferite emotive, risolverle per riuscire ad essere felice fa parte del progetto della vita. Forse stiamo cercando di barricarci dietro convinzioni errate o di nascondere le nostre sofferenze, ma così non possiamo di certo trovare il nostro equilibrio psicofisico. Un caro saluto a tutte e al prossimo video.